solidarietà, sport e voglia di mettersi in gioco. Questi gli ingredienti che hanno spinto l'imprenditore frusinate Tonino Boccadamo a partecipare alla 20ª edizione della Maratona di Roma. Il presidente del Rotary Club Fiuggi correrà in end bike la sua prima maratona e lo farà per una causa onorevole, raccogliere fondi per sostenere il progetto End Polio Now, battaglia contro la poliomielite, quella stessa malattia che lo ha colpito negli anni 60 e con la quale Boccadamo ha dovuto convivere e soprattutto combattere. Sì, per me è una grande sfida. È la prima volta che partecipo a una gara sportiva. Lo sto facendo con uno spirito e un interesse davvero unico, perché mi vede partecipe a questa iniziativa in tutto. Io mi sono messo in gioco, invece di cercare il maratonetta, ho voluto partecipare. Da ottobre che mi alleno, che faccio una rigida dieta e cerco di fare il mio meglio per poter almeno arrivare vivo al traguardo, perché 42 chilometri sicuramente è un'impresa davvero grandiosa. L'altra sfida è quella di cercare fondi, di cercare il modo di comprare tanti vaccini. Sapete che ogni vaccino costa solo mezzo euro e quindi riusciremo sicuramente a salvare tante vite nei posti dove ancora c'è la poliomielite. Quello stesso spirito di sacrificio che l'imprenditore Ciociaro metterà in campo per partecipare all'evento podistico della capitale con l'ausilio di una end bike e nel quale sarà capofila di 110 maratoneti rotariani presenti nella città eterna con lo scopo di raccogliere fondi per sradicare la poliomielite nel mondo. Siamo riusciti veramente a coinvolgere un numero molto ampio di rotariani e non solo che hanno sposato questa nostra causa. Tra questi, oltre al personaggio di spicco che è Tonino Boccadamo, che la cui storia è sicuramente significativa per la nostra iniziativa, che correrà la sua prima maratona in handbike, anche 35 runner provenienti da il Rotary Club stranieri, e questo dà l'importanza della Rotary a livello internazionale. Boccadamo quindi ha deciso di rispondere presente alle sollecitazioni del distretto 2080 del Rotary International, partecipando in prima persona con il team Run for Polio e cercando di sensibilizzare l'opinione pubblica a contribuire per una causa così importante. La corsa ha una sua parte, appunto 130 maratoneti che corrono sul serio, tra i quali ecco il capofila, il capitano dell'esercito del distretto 2080 rappresentato da Tonino Boccadamo, che farà appunto una corsa nella corsa. Lui si sta allenando appunto in maniera intensa, anche perché appunto per fare la maratona sul serio bisogna appunto assolutamente allenarsi. E però voglio anche raccontarvi che ci saranno poi ulteriormente 500 rotariani o simpatizzanti del Rotary o figli di rotariani o giovani del Rotarat e dell'Interat che faranno la Roma Fan, quindi la 5 km non competitiva, dove testimonieremo la nostra appartenenza al Rotary e la nostra appunto battaglia nei confronti della eradicazione della polio, girando con una delle magliette con la scritta End Polio Now. Questo è il nostro impegno nel Rotary in quest'anno, dove appunto il motto del presidente internazionale Ron Barton è quello di Engage Rotary Change Life, cioè impegnarsi nel Rotary per cambiare le vite. E anche quando appunto tanti anni fa si è iniziata questa lotta, questa battaglia contro l'eradicazione della polio, il salvare anche un solo bambino, una sola persona da questa malattia è un risultato assolutamente importante e oggi possiamo appunto raccontare con orgoglio che siamo vicini veramente alla eradicazione. Nella sala consiliare dell'amministrazione provinciale di Frosinone è stato presentato il progetto che dovrà contribuire a salvare la vita di bambini affetti dalla grave malattia attraverso una donazione anche simbolica di 50 centesimi. Hanno preso parte all'evento personalità di spicco come il governatore del distretto 2080 del Rotary, dottor Pier Giorgio Poddighe, il coordinatore di Run for Polio, dottor Mario Morelli, il presidente della Confsport Italia, Paolo Borroni, con la quale Boccadamo si è tesserato per la gara romana. So che Torio si sta allenando molto bene e quindi a lui facciamo il grosso in bocca al lupo. Anch'io sarò presente il 23 ad incitare Tonino a questa grossa maratona e quindi penso che il popolo sciociaro deve essere
essere il più vicino possibile a Tonino e a tutti i diversamente abili, a tutti i maratoneti di questa grossa competizione sportiva che è la Maratona di Roma. E ovviamente il presidente del Rotary Club Fiuggi, Tonino Boccadamo, vero protagonista della presentazione. Un vernissage che ha ribadito l'importante lavoro solidale del Rotary International e soprattutto l'impegno di Tonino Boccadamo a realizzare un sogno, quello di un mondo libero dalla porta. E noi spesso ci rappresentiamo nelle foto, è questo qui, manca poco così per sconfiggere la poliomielite nel mondo. Io spero che il prossimo anno diremo zero, non c'è più un caso di polio nel mondo.